parte artigianale ha come propria prerogativa il rientrare nel campo di quella che con la grammatica di Aristotele chiamerò la poiesis. La poiesis. Aristotele distingue attentamente il teoretico dal pratico, l'ambito del puro pensiero dall'ambito del fare. Ma all'interno del fare, poi, distingue due differenti dimensioni che non possono, a suo giudizio, essere sovrapposte. La prima è quella della praxis, da cui il nostro italiano prassi, che è quella di un fare autoreferenziale, potremmo dire, che ha in se stesso il proprio fine. La politica, ad esempio, dal punto di vista di Aristotele, è una praxis, è un fare che ha in se stesso, nelle azioni buone e giuste, il proprio fine. Non produce oggetti. L'altra dimensione del fare, invece, dice Aristotele, è quella della poiesis. La poiesis è un fare che si obiettiva nella produzione di oggetti concreti. Il ceramista, supponiamo, il ceramista ha nella produzione dei vasi specifici che crea il proprio telos, direbbero i greci, il proprio fine, cioè un'azione che si determina nell'oggetto concreto a cui dà vita, laddove invece la praxis è fine a se stessa. L'agire del politico non si determina nella produzione di un oggetto buono, ma nell'azione buona in se stessa. Ecco, quindi in questo senso potremmo dire che abbiamo alcuni elementi forse per inquadrare ontologicamente l'opera artigianale, che è un oggetto prodotto, poiesis, che non distingue nettamente tra la tecnica e l'arte e che forse, per dirla alla maniera greca, è un'opera della tecne intesa come qualcosa di utilizzabile ma al tempo stesso artistico, come un prodotto che è frutto di un sapere accumulato nell'esperienza, raffinato nel tempo, che mette capo a una testa pensante, che agisce sapendo quello che sta facendo, muovendosi progettualmente e realizzandosi nell'oggetto a cui dà vita. Questo è uno dei tratti specifici dell'essere al mondo dell'uomo, il realizzarsi artigianalmente nei propri prodotti. Ancora nel Capitale, Carlo Marx, valorizzando questa dimensione del fare umano e contraddistinguendosi rispetto all'intera tradizione occidentale, la quale aveva detto che l'uomo si distingue dagli animali perché pensa e ha coscienza, Carlo Marx dice: attenzione, l'uomo si distingue dagli animali perché sa fare progettualmente, sa realizzarsi nella sua opera pratica, quello che Marx chiama il lavoro, in una dimensione che anche in questo caso è, potremmo dire, una vox media al lavoro. Può esserci un lavoro artigianale, produttivo, ma può esserci anche, Marx lo sapeva bene, un lavoro alienato, tecnico, che abbandona i canoni del lavoro artigianale, che li sovverte in un fare alienante. Ecco, Marx nel Capitale, dopo aver chiarito già nelle sue riflessioni giovanili che l'uomo si distingue dall'animale per il fare progettuale, utilizza un esempio a mio giudizio molto interessante ed euristicamente fecondo, quando dice che anche il peggior architetto, sarà pur sempre infinitamente migliore e apprezzabile nelle sue opere rispetto all'ape che produce la sua celletta e rispetto al castoro che produce la sua diga. Perché? Perché l'ape e il castoro operano non artigianalmente, non vi è un sapere e una progettualità, operano secondo forme istintive che sono sempre le stesse e non hanno una loro progettualità. Anche il peggior architetto, dice impietosamente Marx in verità, ha una sua progettualità, produce qualcosa che è pensato e nel quale l'architetto si realizza, Ecco, il nostro essere al mondo, stavo dicendo in precedenza, si caratterizza proprio in ragione del fatto che noi continuamente ci relazioniamo a oggetti pratici. Dicevo prima che